mi viene in mente nessun libro di formazione del Novecento a cui potersi eventualmente ispirare. Non so se qualcuno di voi viene in mente qualcosa. Qualcosa che sia assimilato o diffuso nelle nostre scuole. Mi pare proprio di no. Dall'esperienza di lettura di mio figlio nelle scuole medie e superiori c'è un romanzo che continua a essere... Io non capisco tanto perché, perché per me è abbastanza difficile pensare che funzioni con i ragazzi di queste generazioni, del giovane Holden. Tutti lo leggono, quindi come romanzo di formazione viene assegnato sia alle medie che alle superiori, per esempio. Secondo me invece, nella mia esperienza un po' con lettori un po' più adulti, anche lì con una certa sorpresa da parte mia, un romanzo che tutti leggono è ancora On the Road, sulla strada di Kerouac. Anche quello è un romanzo di formazione, cioè chiaramente parliamo di strutture proprio affettive e sentimentali molto diverse da quelle della letteratura italiana di fine Ottocento. Però forse anche un po' questo il nodo, cioè l'educazione sentimentale è un processo che forse oggi è un po' difficile da vedere come, come dire, raccolto intorno a pochi testi che tutti hanno letto nella scuola, perché tu parlavi di una, di un processo di formazione che ha riguardato tutti gli studenti italiani di generazioni precedenti. E oggi, secondo me, alle medie, alle superiori, certo i ragazzi leggono i classici della letteratura italiana, leggono I Promessi Sposi, leggono Dante, eccetera, però poi tra le altre letture su cui lavorano mi sembra che i modelli a cui tu hai fatto riferimento non ci siano più tanto, mentre probabilmente ancora molti bambini leggono Pinocchio perché i genitori leggono loro Pinocchio, poi quando entra in una fase diversa, appunto meno controllata dalla famiglia e più invece pubblica, quel tipo di lettura lì che produceva anche coesione dell'immaginazione proprio, non so, a me sembra che non esista più. È difficile un po' per me almeno riagganciare quei romanzi lì alla vita contemporanea, alla formazione contemporanea, per varie ragioni, intanto per quando sono stati scritti, eccetera, eccetera, per il tipo di esperienze di cui parlano. Secondo me è complicato il discorso, perché c'è stata un'Italia progressista che è arrivato fino a un certo punto e un'Italia che poi fa marcia indietro negli ultimi 20 anni, in cui ho visto una retromarcia totale e un ritorno dei modelli degli anni 50, in cui la donna bambolina, cioè proprio siamo tornati primitivi su questa cosa. Dopo l'ondata del femminismo. Non c'è traccia. Adesso si sta creando un nuovo modello, però con l'affettività questa cosa crea una grandissima confusione. Cioè si continuano a leggere ai bambini tutte le favole tradizionali, che sono tutte favole di un'affettività distorta. Cioè il mondo dei colossi di Disney, comunque ha tanto quella storia delle principesse, dei principi e della i film e le cose. Cioè soltanto in parte, secondo me, si sta cercando di ricostruire qualcosa di nuovo. Però che cos'è oggi? Cioè che cos'è l'educazione sentimentale? Tutti dicono Cecchetti, no? Bisogna fare i centri di educazione, l'educazione sentimentale, tutto questo, che tutti avvertiamo che è giusto, è vero, c'è bisogno di questo, perché oltretutto mancano i modelli di riferimento precedenti, cioè vi dicevo prima che cuore è un catechismo laico. Qual è il catechismo oggi? Dove sono, no? Cioè, se considerate il fatto che per molti anni hanno tenuto banco i Gomorra e tutte queste cose che ad un certo punto hanno escluso completamente i buoni, cioè anche in tutta la letteratura, tutta la filmografia precedente c'erano i cattivi, anche nel crime eccetera c'è il cattivo ma c'è il buono. E invece nel Gomorra, tutte queste robe qua, non ci sono più buoni, cioè la narrazione è tutta incentrata sui cattivi e non c'è l'alternativa. Adesso le cose stanno cambiando, i riferimenti secondo me non sono più i libri. Questo è il punto, non esistono solo i libri, ecco, diciamo. Sì. Secondo me i libri possono essere dei riferimenti fino a quando l'educazione viene imposta dall'alto, dalla famiglia. Nel momento in cui i ragazzi prendono l'iniziativa di cercarsi le cose che interessano a loro, i libri scompaiono. Io questo lo vedo in modo abbastanza diffuso
e mi pare difficilmente in tempi brevi si potrà invertire la tendenza. Però secondo me in qualche modo l'identificazione è passata attraverso altre cose, attraverso Harry Potter, per esempio. Quello per anni è stato il nucleo da cui poi sono generate un sacco di altre cose, cioè, però è stato veramente un modello di identificazione, tra l'altro planetario e formativo, di cui vediamo ancora gli esiti adesso. E di tutto sommato i rapporti di genere erano molto equilibrati, no? Esatto. Anche perché poi l'autrice è una donna, per cui tra i tre protagonisti Hermione è la più simpatica, cioè quella più coraggiosa, è quella che ha più forza, che affronta le situazioni. Gli altri due sono un po' due babaloni in momenti diversi, in modo diverso, quindi certo quello ha fondato parecchio. E poi secondo me una cosa che andrebbe forse analizzata, di cui io però non so niente, non ho nessuna cognizione, ma ho la percezione che sia un universo gigantesco, ed è quello dei videogiochi. Perché quelli hanno una capacità di creazione di immaginari. Che comunque rimangono prevalentemente maschili. Esatto, prevalentemente maschili, che tra l'altro vengono utilizzati in solitaria, ma anche in modo sociale, eccetera. Credo che sia veramente un universo su cui fare dei ragionamenti, perché lì sì, cioè il modello Gomorra, il modello violenza totale, quello predominante. Quello temo che sia una formazione, perché tra l'altro il tempo che i ragazzi passano in questi mondi paralleli, in cui sprofondano. Sì, è tantissimo. Infatti. E poi la pornografia. Io ho fatto l'inchiesta, i ragazzi sono consumatori abbastanza compulsivi, e abbastanza tutti, maschi tutti. Le ragazze, magari non lo ammetto. Ma la situazione era una situazione che permetteva... Ma io stavo pensando, tornando alla letteratura, nel momento in cui il libro non è più imposto, non è fatto parte del curriculum, no, i ragazzi smettono di leggere oggi. Ma mi sembra che ai miei tempi la trasgressione dalla lettura del libro avveniva, quando non c'erano i social, avveniva attraverso il fumetto. Beh sì, quando io guardavo i fumetti mia nonna mi diceva: guarda lì cosa che lese. Era una forma di trasgressione. E io mi chiedo qual è lo status del fumetto. Cioè, so che sono abbastanza diffusi i fumetti erotici, i fumetti anche i manga. Anime, poi ci sono tutte queste cose. Che sono i fumetti LGBTQ, tutta una parte di fumetto sentimentale, però quella roba lì dell'anime sentimentale è giapponese ed è molto romantico, cioè loro hanno questo filone romance proprio di questo amore zuccherosissimo, ma fa parte veramente della cultura giapponese, pochissimo a che fare con la nostra, secondo me. Ma le ragazze italiane leggono molto i romance, ci sono questi svariati autrici italiane che però hanno questi nomi in inglese, tipo Doom, Erin Doom, hanno un seguito incredibile. Queste sono letture prevalentemente femminili, anzi direi proprio quasi esclusivamente femminili, e sono dei grandi feuilleton sentimentali. Esatto, perché il modello comunque rimane sempre il modello romantico. L'unica intellettuale a cui sento fare dei discorsi sull'affettività è la Murgia, che è stata la prima divulgatrice, almeno per me, poi tu ne avrai magari voi, ne avete sente mille altre, ma per questo modello invece di affettività che le proponeva completamente diverso. Cioè un modello di affettività più inclusivo, non diviso per sesso, non necessariamente appartenente alla famiglia d'origine. Una forma che mi è sembrata un po' nuova, poi magari è sempre esistita, semplicemente se ne parlava di meno. Quello mi è sembrato una novità nel mondo dei media, cioè nell'eco di quello che è il mondo dei social, dei giornali. È stata la prima voce che si è sentita forte e tonante di una persona che ti raccontava un modo diverso di volersi bene, di stare insieme e di fare famiglia. Invece il modello tradizionalissimo della coppia di lui distante, lei che lo insegue, lui poi lo conquista, cioè la favola è un po' sempre quella. Adesso non so, Elena, che ha due figli maschi, come ti sembra che siano orientati? Allora, io credo che effettivamente la riflessione mi viene da dire: ci sono i sommersi e i salvati. È brutto da dirsi, ma è un po' così. Cioè io
come in Grica abbiamo un, diciamo, uno spaccato su un mondo di ormai post-adolescenti che comunque hanno avuto degli strumenti culturali, comunque un'educazione affettiva che però si basa fondamentalmente sui modelli che hanno ricevuto, assorbito. Allora, se parliamo dal punto di vista della letteratura contemporanea novecentesca, un riferimento lo sono effettivamente Harry Potter, le saghe Twilight. Cioè ci sono questi grandi, dove lui è un vampiro, e dove lui è un vampiro, quindi è morto, dove e però appunto, cioè è morto lui esatto. Però lei lo risveglia col suo amore, lei non ha paura, lei si avvicina alla lei bestia, lei non ha paura, si avvicina alla bestia. Scusate, ma la metafora della diversità, no? Cioè, sì, lei sì, non sì, ha paura, sì, del diverso. Ma insomma, le cose che ho sentito le ritrovo tutte. È chiaro che si affronta il tema anche della pornografia, è una componente che incide moltissimo, e io so che iniziano ad avere, diciamo, l'approccio alla pornografia inizia prestissimo, dalle elementari, nelle ultimissime generazioni. Ed è una pornografia che non viene filtrata, non viene raccontata, non viene spiegata, e che fondamentalmente non ha nulla a che fare con l'affettività, è solo fisicità, è solo prestazione. Tra l'altro una prestazione immaginifica che non ha aderenza con la realtà. C'è un tema di difficoltà ad amare, c'è l'affettività che però resta su un piano amicale, ma non diventa un'affettività di tipo erotico-amoroso. Cioè l'erotismo è consumato in solitudine, c'è cioè molto autoerotismo, e tutto questo ha a che fare, credo, con le solitudini che comunque crescono, quelle amicizie che ci sono, si cerca di preservarle, di tenerle nell'ambito della sfera amicale per non guastare la relazione, per non farla diventare qualcosa di altro che poi non si sa gestire. E quindi sì, è frammentazione, confusione, e d'altra parte modelli familiari anche in evoluzione, come dicevo prima Monica, cioè la famiglia tradizionale, cioè qual è il modello di riferimento? Allora, c'è un desiderio di romanticismo o di relazione sentimentale che fa fatica a trovare un indirizzo nella vita. L'affettività si autolimita, sta dentro i ranghi dell'amicizia, e l'erotismo è vissuto come qualche cosa a sé, scissa un po' dall'affettività.